E ben ritrovati, gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Subito andiamo a parlare di cronaca nel servizio di apertura. All'improvviso non è più riuscito a mantenere la sua Harley Davidson in strada, sbandando. Un centauro muore a 43 anni nello schianto a Portogruaro. Fatale per Luca Grizzo, papà di due bimbe a Cordenonce, il trauma contro un palo della segnaletica stradale. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era praticamente deceduto. La tragedia si è consumata ieri sera sulla strada metropolitana 69 nella località di Viate, che da Viola porta a Torresella. Una strada della ex provincia di Venezia che attraversa le campagne portogruaresi, sconosciuta ai più e percorsa invece da chi cerca di raggiungere l'Abruzzo di Caorle evitando la più trafficata SM70 che porta verso Lugugnana. Proprio dal mare stava tornando Luca Grizzo, che aveva fatto visita nel pomeriggio ad alcuni amici con cui si era dato appuntamento alla Brussa approfittando della bella giornata di sole. Verso le 23 l'uomo ha salutato la compagnia per rincasare in sella la sua preziosa Harley Davidson. Grizzo ha percorso la strada che dalla Brussa porta alla località di Lame per sbucare così all'incrocio semaforico della Jesolana. Da qui si è poi diretto verso Portogruaro, proprio sulla strada metropolitana 69. Dopo aver percorso circa 500 metri ed aver effettuato due curve accentuate, il centauro ha tirato dritto su un rettilineo, trovandosi di fronte a una semicurva. Ha perso così il controllo della Harley, finendo fuori strada sulla destra, toccando l'erba sul ciglio. Ha impattato poi contro un cartello stradale che indica proprio la numerazione della strada e il 43enne è letteralmente volato nel fosso, un botto devastante. È stata una donna a chiamare i soccorsi quando alle 23:15 è passata di lì, notando il cartello abbattuto e la luce delle due ruote accesa. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Portogruaro, dei sanitari del SUEM veneziano, che hanno tentato di fermare l'importante emorragia e quindi di rianimare il 43enne. Purtroppo il loro intervento non ha avuto successo. Luca Grizzo è praticamente deceduto nello spaventoso impatto. Per 4 ore sotto al sole svenuto Valerio Dereani, 56enne di Tolmezzo, che si è schiantato sabato con l'elicottero tra le campagne di Caorle e Eraclea, ha rischiato davvero grosso. L'uomo, esperto pilota di elicotteri, è riuscito a contattare i parenti verso 12:30, spiegando loro che aveva avuto un problema al velivolo e che era precipitato. Poi di lui non si è saputo più nulla, almeno fino a che i vigili del fuoco non lo hanno individuato e soccorso. Il carnico artigiano, con la passione per gli elicotteri, era decollato nella tarda mattinata da Arta Terme per raggiungere Caposile, dove ad attenderlo c'erano i familiari per il pranzo. Quando oramai Dereani era addirittura d'arrivo, qualcosa è andato storto, precipitato per lui. C'è stato il tempo per allertare i parenti prima di perdere i sensi. Solo i vigili del fuoco di Tessera, alzatisi in volo con Drago, sono riusciti a scoprire dove era accaduto l'incidente. Quando infatti l'elicottero si è schiantato al suolo in un campo coltivato a mais, il sistema di geolocalizzazione deve essersi guastato e a quel punto individuare il velivolo è stato come cercare un ago nel pagliaio. I vigili del fuoco dall'alto hanno scoperto il piccolo Conner, prodotto dall'omonima azienda carnica, in mezzo alla campagna. Per soccorrere il 56enne, i vigili del fuoco sono atterrati di vicino, portando in prossimità dell'ambulanza del 118 di Caorle il malcapitato. Le fratture riportate da Valerio Dereani hanno convinto i sanitari a trasferirlo in elicottero all'ospedale di Mestre. Sul posto è atterrato anche Eli-1, l'elicottero del SUEM di Padova. Dereani rimane ora ricoverato con prognosi riservata, ma le sue condizioni sono in miglioramento. E intanto i carabinieri della compagnia di Portogruaro stanno continuando le indagini per capire quale sia stata la causa dell'incidente. Di certo Dereani può definirsi miracolato, anche se la sua bravura nel saper gestire l'emergenza portando a terra il velivolo senza alcuna esplosione è stata fondamentale. Governatore Fedriga, in 2 anni è sbloccata una situazione ferma da decenni. Avevamo preso l'impegno in campagna elettorale, oltretutto sapendo le difficoltà di un procedimento che non era affatto scontato. Però devo dire che sono particolarmente soddisfatto perché da quando amministriamo questa regione in 2 anni siamo riusciti a raggiungere un obiettivo storico per la città di Trieste, quindi la tutela ambientale con la chiusura dell'era caldo, la salvaguardia dei posti di lavoro con l'accordo di programma siglato e quindi un obiettivo che penso nessuno credesse realizzabile. Tutti ipotizzavano la solita promessa elettorale. Noi con molta cautela l'avevamo affrontato in quell'occasione, oggi con molta convinzione portiamo dei risultati veri per la città di Trieste.
Oggi ha detto che è importante che le istituzioni remino tutte nella stessa direzione. Sì, questo è stato possibile perché c'è stata un'amministrazione regionale con me, l'assessore Scocimarro, l'assessore Rosolen che hanno lavorato per raggiungere l'obiettivo. C'è stato il Ministero dello Sviluppo Economico, il Comune di Trieste che hanno lavorato in questa direzione, così come le autorità di sistema. Questo ha permesso di raggiungere ovviamente questi importanti risultati. È chiaro però, e lo dico con molta cautela, che se non ci fosse stata Regione Friuli-Venezia Giulia l'iter non sarebbe mai partito. Che scenari si aprono ora per Friuli-Venezia Giulia e per Trieste? Io mi auguro che, come previsto dall'accordo di programma, quell'area non rappresenti semplicemente una fotografia di quanto dell'occupazione attuale, dello sviluppo industriale attuale, ma anzi nell'accordo di programma stesso è previsto uno sviluppo, quindi il nostro obiettivo è creare nuove opportunità, non semplicemente tutelare quello che c'è, ma dare più opportunità lavorative, più opportunità imprenditoriali. È chiaro che è importantissimo a livello nazionale fare un passaggio che vada verso una vera semplificazione, anche in questo caso se ne parla da 20 anni, ma nessuno l'ha mai fatta veramente. Noi abbiamo degli iter burocratici infiniti, anche quando recuperiamo le risorse come enti pubblici, in molti casi non riusciamo a spenderle perché ci sono norme che si sovrappongono, norme estremamente rigide che non permettono di fare gli investimenti e favorire quindi l'arrivo di nuova impresa, l'arrivo di nuova occupazione. Siamo a Marina Giulia, vi presento, vi voglio parlare di questa rampa che abbiamo fortemente voluto, una rampa che consente alle persone con difficoltà deambulatorie, in particolare disabili con carrozzina, di poter finalmente arrivare fino al mare. E rampa che grazie alle abilità progettuali dei nostri tecnici, dei nostri operai, ma della ditta che ha realizzato l'opera, consentirà a tutti appunto di salire dal parcheggio e poi di arrivare grazie a questa piattaforma fino al mare. Incomincerà, apriremo proprio l'utilizzo fra pochi giorni, è in fase di conclusione l'opera ed è stata realizzata secondo tutte le norme che regolano questa difficilissima materia. Quindi io credo un atto di civiltà importantissimo, noi ci tenevamo moltissimo ad avere la possibilità di far apprezzare il mare, la giornata estiva, primaverile eccetera, anche a tutti coloro che fino ad oggi per le difficoltà deambulatorie con i gradini presenti o la salita troppo ripida e comunque con la ghiaia o la sabbia erano impediti nel poterlo fare. Rampa che accompagna all'acqua, al mare. Ecco, quindi aspettiamo tutte le persone che hanno voglia di salire e di utilizzare questa struttura che riteniamo un passo per la città di Monfalcone veramente di grande civiltà e di affetto verso tutte quelle persone che fino ad oggi qui non avrebbero potuto utilizzare un patrimonio stupendo come quello di Marina Giulia. Allora, partiamo dall'idea di concetto che questa qua è un'opera funzionale, nel senso che lei è stata pensata dall'ufficio tecnico e realizzata seguendo tutte quelle che sono norme sulla disabilità. Disabilità non è solo la persona che purtroppo è disabile, ma anche la persona che ha problemi di movimentazione o la mamma col passeggino. Tutta la struttura è pensata e realizzata seguendo determinate normative che danno pendenze, dimensioni, spazi di rotazione, tutto quanto quello che può essere. L'idea cosa è partita? Di fare una cosa che funzioni bene nel contesto dell'ambiente e che sia il più possibile sostenibile. Su questo cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di usare dei colori che comunque vanno a sparire e risaltino sull'ambiente marino e di utilizzare delle plastiche riciclate, sempre con funzione antisdrucciolo e antiscivolo, che siano giustamente sostenibili. Questo è più o meno il risultato che è venuto fuori dal tutto. Desidero ringraziarvi di cuore per gli aiuti economici che ogni giorno continuano ad arrivare e ci permettono di sostenere i nostri progetti a favore delle famiglie in difficoltà, specialmente in questo periodo di emergenza sociale conseguente al Covid. Ci tengo oggi a comunicarvi che in questi giorni e sempre con la collaborazione degli assistenti sociali abbiamo iniziato la distribuzione di 20 buoni da 10 euro l'uno per l'acquisto di farmaci presso la farmacia Ligea di Latisana.
Questa iniziativa è partita grazie a una generosa donazione privata e si sta rivelando veramente utile, tanto che intendiamo incrementarla nelle farmacie degli altri comuni dell'ambito, per dare la possibilità ai nostri assistiti di utilizzare i buoni nei loro comuni di residenza, senza doversi spostare per venire a ritirarli alla tisana. Volevo ricordarvi in questa occasione che per continuare a sostenere i nostri progetti, in questo periodo potete utilizzare lo strumento del 5 per 1000. Potete scegliere infatti di apporre il nostro codice fiscale, che è 920155303, sull'apposito spazio del vostro 730 o del vostro modello unico. Questo semplice gesto a voi non costa nulla e per noi fa davvero la differenza. Basti pensare che l'anno scorso, con 165 sottoscrizioni che abbiamo ottenuto, siamo riusciti a ricevere 5.350 euro. Quest'anno speriamo di raddoppiare le preferenze, grazie a voi che mi state ascoltando in questo momento e anche grazie al vostro passaparola. Quindi quest'anno, se ritenete, se potete, cercate di donare il vostro 5 per 1000 a Pan di Zucchero Onlus. Codice fiscale 920155303. Grazie a chi ci aiuta ad aiutare. Gli orti urbani in città è un'iniziativa che è nata ben 8 anni fa. Siamo stati quasi pionieri di questa provincia su questa attività. È un'iniziativa che ha avuto molto successo. Siamo partiti quasi così come una scommessa con 8 orti e siamo arrivati ben a 26 orti e la richiesta è ancora in crescita. Adesso vi porto a vedere, non solo orti, è un piccolo giardino dove le persone si incontrano, fanno socialità, parlano, si scambiano le ricette e anche i modi per come coltivare al meglio l'orto. Non mancano i momenti dove si può fare un po' di festa. Abbiamo anche istituito la festa degli orti, che a settembre facciamo proprio in questi luoghi, dove ognuno porta proprio il prodotto del suo orto e si fa un po' di convivenza e socialità insieme. Abbiamo recuperato questo spazio, che è un'ex caserma, prima in disuso, e gli abbiamo ridato un senso, un obiettivo, e come potete anche vedere la cosa è diventata veramente un'iniziativa molto bella, apprezzata e sicuramente da continuare. Io sono 6 anni che ho l'orto, è stata una bella iniziativa del comune perché ci permette di passare qualche ora e mangiare dei prodotti nostri freschi, quindi utile e dilettevole. Si socializza con i vicini, ci si scambia a te un cetriolo, io più pomodori o la piantina che mi avanza e l'altro te la da te, ci si scambia. Ogni tanto un buon tajut e una fetta di salampo ogni tanto, sta in compagnia. Sono il capo orto degli orti comunali di Palmanova. E abbiamo quest'annata qui, abbiamo degli orti veramente speciali, fenomenali. La gente collabora benissimo, sono tutti contenti, lavorano, tengono pulito, sono contento anche io. Sono 2 anni che praticamente sono qui e ho avuto in gestione questo orticello e come tutti i frati che diciamo dei conventi coltivo questo orto e semino naturalmente un po' di tutti i prodotti come pomodori, insalate, zucchine e mi trovo benissimo perché non si concima, non si mette nessun concime chimico e quindi i prodotti che nascono sono naturali e sono ottimi. Ho lavorato sempre nella terra, negli orti, nella montagna, quelle tempo, quelle c'era. E ho coltivato pomodori, zucchine, melanzane, peperone. E ho messo un po' di tutto, i pomodori, i cetrioli, la insalata, la carota, crauti, la rapa rossa, i fagiolini, le tegoline, che adesso comincia a venire tutto.
dare il frutto del duro lavoro da gennaio fino a oggi. Vengo ogni giorno, mi piace moltissimo, mi rilassa e l'orto è sempre stato il sogno della mia vita, la terra, la campagna, però non ho mai potuto averla. Buongiorno, mi presento, sono Corrado Guerin, presidente dell'associazione sportiva La Tisana Longhi. Ringrazio l'amministrazione comunale nella figura della Valentina Maurizio per averci dato l'opportunità di spiegare cosa facciamo e chi siamo. La Tisana Longhi's ha iniziato adesso un progetto dove intendiamo valorizzare la crescita del settore giovanile e ambire a quello che erano un po' i fasti del passato, diventare un centro di riferimento proprio nella crescita dei giocatori, che possono avere anche l'opportunità di diventare dei professionisti, ma comunque possono sviluppare la loro attività calcistica e comunque lì giocare a livelli, comunque a calcio, a livello anche dilettantistico. Abbiamo un parco di bambini, di 150 bambini, che stiamo crescendo in questo momento e ogni anno questo numero aumenta e questo ci fa piacere, e grazie a loro siamo riusciti, copriamo tutta la fascia dei giocatori, dai primi calci fino ad arrivare agli juniores. Questa decisione è stata fatta per proprio avere un proseguo poi nel tempo e avere la prima squadra che magari tutti i giocatori facciano parte del nostro vivaio. Per fare questo abbiamo deciso anche di accogliere il suggerimento del Pordenone Calcio e quindi di organizzarci, subire un'organizzazione e un cambiamento organizzativo che ci permetta di crescere noi stessi dirigenti e le persone che collaborano con noi, i nostri mister, i nostri allenatori, per dare un'impronta professionistica a una società dilettantistica, quindi ragionare come una società professionistica, quindi crescere gli atleti con i criteri più corretti, gli allenamenti, le ore di gioco, di svago, l'importanza dello studio, quindi diventare anche un punto di educativo per formare oltre che degli atleti, chiaramente, perché noi parliamo di calcio, ma alla fine per dare anche un'impostazione di crescita, un aiuto alla crescita di questi, dei nostri ragazzi. 2 minuti non sono tantissimi per poter spiegare tutto, vi aspetto nei nostri campi di calcio, alla Tisana e a Ronchis, a sostenere questi ragazzi e per venire a vedere poi la squadra del vostro paese, che io dico sempre a tutti, la squadra non è della città La Tisana e Ronchis, ma è fatta di tutti i paesani, quindi venite a vedere la vostra squadra e noi vi aspettiamo a braccia aperte. Grazie per l'attenzione. Tanti auguri a Dario di San Vito al Tagliamento, dalla figlia Michela, dalla moglie Monica, dalla mamma Graziana, papà Lino e da Luca. Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia, non prima di avervi ricordato che potete seguirci sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi della rete.